Sì, grazie Marina per la linea. Da parte mia e da parte del tecnico Andrea Berardinelli, il più cordiale buonasera a tutti voi. Questa sera aggiornamento su due fronti, quello che riguarda il bollettino sulla diffusione del virus in Abruzzo e poi la campagna vaccinale. Partiamo con i dati perché nelle ultime 24 ore sono 192 i nuovi casi di positività riscontrati su un totale di 6.636 tamponi tra molecolari e antigenici. Questo significa che il tasso di positività del giorno è pari al 2,9%, quasi il doppio rispetto all'1,5% di ieri. I pazienti negli ospedali aumentano, quelli in terapia intensiva sono diventati 30, più 4 rispetto a ieri con 6 ricoveri, mentre diminuiscono di 14 unità, quelli, i pazienti in terapia non intensiva sono 335. Gli altri 7.796, meno 195, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I pazienti deceduti, 2 i nuovi casi, mentre i guariti rispetto a ieri sono stati 395. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 8.161. Questi i dati diffusi dall'assessorato regionale alla sanità. Per quel che riguarda invece la campagna vaccinale, ti dico che al pari di altre città italiane anche in Abruzzo si moltiplicano gli open day e anche i night day, gli open night. Parliamo di vaccinazione con le dosi di AstraZeneca. Questi i comuni interessati nei prossimi giorni. A Pescara domani sono disponibili 300 dosi presso il Pala Fiere di Via Tirino. A Montesilvano anche qui open day in 3 date: lunedì 11 maggio, mercoledì 13 e venerdì 15. Le somministrazioni in questo caso si faranno presso il Pala di Martin, mentre a Ripatiatina open day anche qui in 2 date, giovedì 6 e venerdì 7 maggio. Giovedì 6, 2 le fasce orarie, 15-19 per i residenti a Villa Magna, fino alle 24 invece i residenti negli altri comuni. Il 7 maggio accesso invece dalle 15 alle 24 per tutti le persone che vorranno recarsi dai vari comuni. Cosa molto importante, questi vaccini dei 3 comuni che ho appena detto riguardano la fascia di età over 60, ovvero 60-79 anni, previa prenotazione presso i 3 comuni che vi ho appena detto. Altri comuni interessati dalla vaccinazione: a Chieti, domani presso il centro vaccinale di via Valignani, in questo caso open day destinato agli over 80 deambulanti o comunque in grado di raggiungere la sede. 2 le fasce orarie, 8:30, 13:30 e 14:30, 19:30. In questo caso non serve la prenotazione. Infine, stessa opportunità e stesse modalità orarie e di accesso per gli over 80 venerdì 7 maggio presso il Pala BCC di Vasto. E questa era anche l'ultima informazione. Se non ci sono domande, Marina, ti restituisco la linea. Da parte mia e da parte del tecnico Andrea Berardinelli, il più cordiale saluto e buonasera a tutti voi.